Intorno al Monte Tobbio, nella zona denominata Capanna di Marcarolo, nell'inverno 1943-44 si rifugiarono i primi gruppi di partigiani, renitenti alla leva, che rifiutando di continuare la guerra, iniziarono la loro resistenza ai nazisti e ai fascisti. I partigiani collocarono il loro comando alla Cascina Benedetta dei Marchesi Spinola, così chiamata perché sorgeva sui resti di un antico monastero benedettino. Nella primavera del 1944, i partigiani operanti nella zona erano circa 750, dislocati nelle diverse cascine abbandonate della zona. Erano per lo più giovani di 18-20 anni, originari dei paesi vicini come Voltaggio, Gavi, Serravalle, organizzati nelle due brigate Liguria e Alessandria. Vivevano al freddo, soffrivano la fame, avevano poche armi ed erano poco preparati alla guerriglia, ma erano entusiasti e convinti di lottare per la libertà e una nuova Italia. Nella primavera del 1944, i tedeschi decisero di ripulire le zone dalle bande partigiane e organizzarono un rastrellamento. Circa 2000 nazisti e fascisti partirono da Ponte Decimo, da Campo Ligure e da Lerma e sorpresero i partigiani bloccando ogni via di fuga. La mattina del 7 aprile, 96 persone furono fucilate a gruppi di 5 e sepolti in alcune fosse comuni. La Benedicta fu fatta esplodere. Altri giovani e anche contadini furono fucilati nei giorni seguenti. Circa 207 prigionieri del rastrellamento furono deportati nei campi di sterminio e solo 7 fecero ritorno. Più di 400 giovani morirono in seguito al rastrellamento della Benedicta. 16 erano di Serravalle: Allegro Luigi, Bagnasco Sergio, Carrea Rino, Chiappella Albino, Cosso Paolo, Cremonte Carlo, Gastaldo Giovanni, Grosso Enrico, Grosso Pietro, Mazzarello Elio, Montecucco Enrico, Pontigia Giuseppe, San Cristoforo Angelo, Segagliari Lorenzo, Danfunchio Angelo, Guareschi Marco. Per diversi giorni nessuno poteva avvicinarsi al luogo della strage. Racconta il signor Michelangelo Grosso che, allora bambino, andò alla Benedicta con i suoi genitori perché lassù c'erano i suoi fratelli Pietro ed Enrico. Lo spettacolo era orrendo. Solo alcune donne, pietosamente, ricomponevano i cadaveri. E poi, tutti e 96, furono sepolti. Solo dopo la liberazione, il 25 aprile 1945, i corpi dei partigiani furono riportati nei paesi d'origine. A Serravalle fu costruita nel cimitero vecchio una cappella che ne conservasse la memoria. Nel 1999 è sorto il Comitato per il recupero e la valorizzazione della Benedicta, che si propone di promuovere la conoscenza, il recupero e la valorizzazione del sito. È un progetto di grande valore morale per diffondere e difendere i valori di libertà per i quali i giovani ribelli lottarono e sacrificarono la vita. Siete i ribelli della montagna, soffriste stenti e patimenti. Ma quella fede che ancora va accompagna, oggi ha speranza per l'avvenire. E quella fede che ancora va accompagna, oggi ha speranza per l'avvenire.